Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie a Dio. Se è la prima volta che sei con noi, ti voglio dire quello che facciamo. È un canale dove insieme condividiamo la parola di Dio, insieme preghiamo, insieme cerchiamo Dio, insieme ci nutriamo della parola di Dio. Perciò partecipa anche tu. Anche se è la prima volta, segui. Soprattutto ti voglio raccomandare di cercare il Signore anche tu. Noi crediamo in Dio, unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e perciò è il creatore dell'universo. Non siamo una setta che non sappiamo quello che diciamo. Il nostro fondamento è su Cristo. Come nostro Salvatore, Dio il nostro Creatore, lo Spirito Santo che opera nella nostra vita, non ha un corpo, è Dio sulla terra, non ha un corpo che ma vive nelle persone che lo cercano e porta la rigenerazione nella nostra vita. Così ci vogliamo mettere insieme e abbiamo anche quattro altri fratelli che insieme condividiamo dei pezzettini della parola del Signore e puoi partecipare insieme con noi. Pace a voi, Dio vi Grazie. benedica, è un piacere continuare a stare insieme. Mi sentite? I collegamenti sono a posto. Facciamo partire subito il fratello Paolino che poi per impegni suoi ci deve lasciare e gli diamo la precedenza. Fratelli, voi permettete, andiamo avanti così. E proseguiamo. Questa è un'opera spirituale, come sempre, preghiamo perché noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo entri nei nostri cuori. È un'invocazione speciale che sempre facciamo perché dobbiamo avere sempre le antennine verso Dio, sempre un'aspirazione, una ispirazione nella nostra volontà, nel nostro cuore, nel nostro desiderio. Un risucchio, come i polmoni succhiano l'aria, così il nostro essere succhia la presenza di Dio dentro di noi. Perciò, fratello caro Paolino, ci introduci in preghiera, ci presenti al Signore e tu che sei a casa, prega anche tu. Magari tu pensi, ma se prega lui, io che devo fare? E come sempre ti dico che cosa devi fare. Devi metterti insieme e se non conosci la parola intercedere, anche tu ti dico, devi fare il tifo per quello che dice lui. Lui ci presenta al Signore come capofila e noi diciamo sì Signore, se sei un credente capisci che vuol dire amen, una parola molto conosciuta, che vuol dire così sia, di amen in un'altra lingua, però e anche in italiano. Perciò mettiamoci insieme e così siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Pensa che noi siamo come in una chiesa fatta come una grande tenda, fa conto che il cielo è una grande tenda e noi siamo in questa tenda nella presenza di Dio ed adoriamo Dio. Non è il valore della tenda perché Dio si vuole manifestare nella nostra vita, perché man mano che si è completata la rivelazione, ci viene detto che Dio non abita in templi fatti di mano d'uomo, ma abita nei nostri cuori. È una dimora, siamo diventati la dimora, il tempio di Dio, il santuario dove Dio si manifesta dentro di noi. Si manifesta anche nella Chiesa, in grande, su larga scala, ma noi vogliamo che si manifesti prima di tutto nella nostra vita. Va bene, hai capito bene, perciò proseguiamo così. Fratello Paolino, vai avanti e noi siamo insieme con te. Alleluia, grazie Grazie, Signore. grazie Pastore Petrone, grazie. Preghiamo. Padre Celeste, nel nome di Gesù veniamo alla tua presenza e vogliamo renderti grazie per questo meraviglioso momento di comunione, di preghiera, anche di edificazione spirituale, Signore.
Grazie per l'opportunità che ci concedi di poter condividere la tua parola, la tua presenza. Prego nel nome di Gesù che la tua presenza adesso possa venire in maniera tangibile, forte, Signore, non solo in quelli che sono qui stasera riuniti per edificare, per predicare, per insegnare, ma soprattutto coloro che a casa stanno, Signore, per ricevere le benedizioni, stanno per ricevere la tua parola, che tu possa, Signore, inondare i loro cuori della tua presenza. E noi ti siamo grati per questa possibilità di entrare nelle case e portare, Signore, la benedizione di Cristo, del Vangelo del Regno, per mezzo del quale tanti possono essere salvati, guariti, liberati e benedetti. Amen. Grazie per quest'opera meravigliosa, Signore. Te ne siamo grati nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Signore, grazie, Signore. Ti voglio ricordare che siamo su tutti i social a livello globale, perciò se puoi seguirci o puoi condividere, siamo dovunque, basta mettere Parole di Vita TV. Dio ci ha fatto grazia di raggiungere un po' tutte le nazioni e perciò insieme vogliamo ascoltare con attenzione. Prego, fratello Paolino, vai avanti tranquillo e lasciati guidare dello Spirito Santo, prenditi il tuo tempo e andiamo avanti. Amen. Vorrei continuare ciò che abbiamo iniziato, la prima parte che abbiamo iniziato oggi alle 17, parlando dell'autorità del nome di Gesù. Faccio sicuramente un breve riassunto. Abbiamo parlato della grandezza del nome di Gesù, abbiamo parlato che la potenza e l'autorità contenuta nel nome di Gesù sono dipese da tre cose fondamentali. Uno, da una divina eredità. Numero due, dal fatto che Dio stesso gli ha conferito questo riconoscimento, questa autorità, per mezzo del quale il nome di Gesù è stato innalzato come il nome al di sopra di ogni altro nome, e poi per la vittoria che lui ha riportato sul diavolo, sul peccato e sulla morte durante il suo ministero terreno. Abbiamo parlato del fatto che come figli di Dio siamo nati di nuovo e che Satana sicuramente conserva la sua autorità e il suo dominio sulla vecchia creazione, ma grazie a Dio non ha più alcun potere sulla nuova creazione, che appunto è una creazione divina, nuova, che ha autorità su Satana e non viceversa. E vorrei proprio cominciare, se la regia vuole, ricominciando da questo stesso versetto di Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dove si parla appunto, è il primo verso che abbiamo letto anche oggi pomeriggio, dove si parla appunto dell'importanza fondamentale del gustare il miracolo della nuova nascita. Seconda Corinzi 5, 17, l'Apostolo Paolo dice: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura». Si potrebbe anche tradurre «è una nuova creazione». «Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove». È chiaro che nel momento in cui noi riceviamo Cristo Gesù come nostro personale Signore e Salvatore, avviene questo meraviglioso miracolo della nuova nascita, che lo Spirito Santo opera in tutti coloro che sono redenti e lavati col sangue di Gesù, per mezzo del quale estrapola, estirpa, rimuove la natura di peccato che abbiamo ereditato da Adamo a causa del peccato originale, e viene sostituita, grazie a Dio, dalla immagine e somiglianza originale che Dio aveva dato all'uomo prima che peccasse, in modo tale che noi possiamo essere ricreati nella stessa immagine di Cristo, così che Cristo diventa il primo tra tanti fratelli, il primogenito, colui che apre una nuova, che inaugura una nuova specie, la specie dei figli di Dio. Quindi, se dunque uno è in Cristo, non in una religione, non in una filosofia, non in un certo modo di fare, ma se uno è in Cristo significa che noi abbiamo preso una posizione o ci è stata attribuita una posizione legale in Cristo mediante la confessione di fede personale e volontaria che noi abbiamo effettuato nel momento in cui con il cuore abbiamo creduto in Cristo come figlio di Dio, come colui che ha pagato il prezzo dei nostri peccati sulla croce, e avendolo riconosciuto come Signore e Salvatore della nostra vita, Dio Padre,
ci concede il diritto legale di essere riconosciuti come figli di Dio, come una nuova creazione, sulla quale Satana non ha più alcuna possibilità di dominare, perché siamo stati, come ha detto Colossesi, San Paolo Apostolo dice in Colossesi capitolo 1, versetto 13, siamo stati liberati, affrancati dalla potestà del diavolo, di Satana, e siamo diventati uomini e donne liberi in Cristo. Amen. In questa seconda parte voglio mettere in evidenza il fatto che Gesù ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, in virtù della sua vittoria che ha riportato su Satana, eccetera, solo dopo la sua resurrezione, non prima. In effetti, così come dice anche in Filippesi, Gesù ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, che è riconosciuto come autorevole, sia nei cieli, sia sulla terra che sotto la terra, solo dopo la sua resurrezione. Perché solo dopo la resurrezione? Perché la vittoria che Gesù ha riportato sul diavolo, sull'inferno, sul peccato e sulla morte è stata resa ufficiale solo dopo la sua resurrezione. In effetti, per 3 giorni all'inferno, nelle viscere della terra, Gesù stava predicando, è andato a liberare coloro che lo stavano aspettando, ma in effetti quei 3 giorni sono stati 3 giorni nei quali è stato necessario aspettare il verdetto divino. Ricordate che quando Gesù era sulla croce ha pronunciato queste parole: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Ovvero, in quel momento Gesù si è affidato completamente al giudizio del Padre, perché lui non poteva giudicare se stesso, ma il Padre ha effettuato il suo verdetto. Il tribunale celeste che ha giudicato l'operato di Cristo ha impiegato 3 giorni per poter verificare quello che era lo stato, la condizione di giustizia di Cristo stesso e del suo operato. Quindi al terzo giorno, nel momento in cui Dio ha dichiarato il suo verdetto, ovvero che Cristo Gesù era stato perfettamente giusto e ha assolto a tutte le richieste di giustizia e di santità della legge e del Padre stesso, in quel momento il verdetto del Padre è risuonato come una tromba nel cielo, ma fino all'inferno, e ha scosso il potere delle tenebre, ha scosso il potere dell'inferno, ha spezzato il potere della morte, che non ha potuto più trattenere Gesù, perché essendo dichiarato giusto è stato liberato dalle spine della morte che l'avevano portato all'inferno, perché la morte non aveva alcun potere né legale e né dominio su di lui. Quindi in quel momento stesso che Gesù è risorto dalla morte, la sua vittoria riportata sulla croce è stata resa ufficiale. Da quel momento, dal momento in cui Gesù è risorto, Dio Padre gli ha riconosciuto il nome al di sopra di ogni altro nome, di fronte al quale ogni ginocchio si deve piegare e ogni lingua deve riconoscere che lui è la massima espressione dell'autorità divina nel mondo intero e in tutto l'universo. Amen. Quindi, quello è il momento storico. La resurrezione di Cristo ha segnato il momento storico nel quale la vittoria di Gesù è diventata ufficiale per chiunque, dovunque e in tutto il mondo. Grazie a Dio. Così come dice Efesini, capitolo 1, dal versetto 22 al versetto 23, che è importante leggere per capire il momento in cui questo è accaduto. Dovremmo leggere dal verso 20, ma per brevità leggiamo dal 22, dice: ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Questo verso risponde, insieme a un altro che poi leggeremo, ad una domanda molto importante. Questa autorità, questa massima espressione di autorità con la quale il Padre ha investito Gesù, è per uso proprio di Gesù o questa autorità che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata delegata o è possibile delegarla anche a qualcun altro?
Bene, in base a quello che abbiamo letto in Efesini, Paolo Apostolo spiega proprio che questa potenza che Cristo ha ricevuto come capo supremo sopra ogni cosa la Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa, è stata data alla Chiesa. In effetti, noi siamo il corpo di Cristo, ovvero coloro che sono stati incaricati da Gesù di portare a compimento l'opera che Gesù ha iniziato. Per questo stesso motivo Gesù ha detto che i suoi discepoli, coloro che appartengono a lui, avrebbero fatto le sue stesse opere, anzi ne avrebbero fatte anche di maggiori. Che cosa vuol dire questo? Che noi siamo stati, diciamo, costituiti da Gesù per portare a compimento l'opera che lui 2000 anni fa è venuto a iniziare. Per questo motivo gli apostoli, noi abbiamo un libro nella Bibbia che sono gli Atti degli Apostoli, proprio perché questi atti o queste azioni compiute da questi apostoli non hanno fatto altro che evidenziare il prolungamento dell'opera di Cristo, del ministero di Cristo, che veniva svolto adesso attraverso il corpo di Cristo, ovvero i discepoli, gli apostoli di quel tempo, così come ancora oggi accade nei discepoli e negli apostoli contemporanei. Ma non solo questo, se noi leggiamo, perdonatemi, un altro verso. Quindi ogni volta che la Bibbia fa menzione dell'uso del nome di Gesù e della sua autorità, lo fa sempre in relazione al suo corpo, che è la Chiesa. Quindi la Chiesa ha ricevuto in dono la possibilità dell'uso del nome di Gesù, che esprime la massima potenza del regno, esprime la massima potenza in tutto l'universo, che è la potenza di Dio, per mezzo della quale Dio ci autorizza a fare le stesse opere di Gesù e a distruggere le opere di Satana. Quindi gli unici che hanno il privilegio, ma a volte anche il bisogno, di usare il nome di Gesù sono coloro che sono diventati suoi ambasciatori, suoi eredi, suoi rappresentanti e che hanno ereditato il compito che prima era suo, ovvero di Gesù, di andare attorno facendo del bene e liberando tutti coloro che sono sotto l'influenza o il dominio del diavolo. Questo lo leggiamo per favore in Atti capitolo 10, versetto 38. Questo è uno dei versi che mi piace più degli altri perché proprio dimostra il potere e l'autorità della persona di Gesù e dell'opera che Cristo ha compiuto. Atti 10, 38 dice, lo leggo insieme a voi. Ecco qui, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Mamma mia, questo verso è meraviglioso. La storia di Gesù. Questo è qualcosa di storico, è stato riportato, ci sono i testimoni che Gesù è andato attorno a causa della unzione che Dio aveva messo su di lui, è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Un'altra versione dice sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Da questo verso si evince che buona parte, se non tutte le malattie di cui purtroppo il genere umano soffre, hanno origine in un'azione satanica. Infatti, Gesù a volte incontrava delle persone malate che erano ammalate a causa di spiriti di infermità. E per fare in modo che queste persone venissero guarite, Gesù prima cacciava i demoni, ovvero quegli spiriti che provocavano l'infermità, e poi guariva restaurando il corpo, ovvero le parti che erano state danneggiate dalla presenza di demoni. Questo, cari miei, significa che noi oggi che siamo chiamati a continuare le opere di Gesù, a portare avanti il compito di Gesù e che siamo stati autorizzati da Dio all'uso del suo nome, abbiamo bisogno anche di discernere a volte quale è la condizione di fronte alla quale ci troviamo. Una persona è malata
semplicemente perché è ammalata o è malata a causa di una presenza, della presenza di uno spirito di infermità? Perché sono due realtà diverse che vanno affrontate in maniera diversa ed è per questo che oltre al dono di guarigione abbiamo bisogno del dono del discernimento degli spiriti per capire come agire, come intervenire in quanto autorità stabilita da Dio per la guarigione dei malati. Gesù sicuramente sapeva come affrontare queste problematiche, ma un altro aspetto importante per produrre guarigione, quindi continuare le stesse opere di Gesù, è che così come Gesù andava attorno perché unto di Spirito Santo e di potenza, anche noi abbiamo l'esigenza, cari miei, di predicare l'Evangelo, di imporre le mani sugli infermi e di ministrare ai bisogni delle persone, essendo come Gesù nell'unzione dello Spirito Santo e nella potenza dello Spirito Santo. Non è un caso, infatti, che Gesù ordinò ai suoi discepoli, prima di salire in cielo, ordinò ai suoi discepoli di non muoversi da Gerusalemme, quindi di non iniziare la loro attività evangelistica, se prima non avessero ricevuto l'adempimento della promessa del Padre, ovvero che da lì a poco sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo. Per questo nel verso 8 Gesù dice: "Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e allora mi sarete testimoni, non prima, e allora, cioè solo dopo di aver ricevuto questa investitura dall'alto, solo dopo di aver ricevuto questa potenza, questa dunamis dall'alto. Dunamis è il termine greco che in italiano viene tradotto dinamite, potenza, dinamite, exousia, autorità, il diritto legale all'esercizio di un potere. Quindi Gesù disse: voi sarete in grado di essere miei testimoni e testimoni della mia morte e della mia resurrezione solo dopo di aver ricevuto potenza dall'alto. E allora sarete miei testimoni in Giudea, in Samaria, in Galilea e fino all'estremità del mondo, perché quella stessa unzione che ha messo in grado Gesù di operare miracoli è la stessa unzione con la quale oggi Dio, per mezzo dello Spirito Santo, vuole ungere il corpo di Cristo, gli ambasciatori del regno, per fare in modo che noi possiamo continuare ad operare le stesse opere di Gesù affinché Gesù ne riceva la gloria e le persone possano essere salvate, liberate, guarite e riconoscere che Dio è reale, che Dio è vivente. Che non abbiamo a che fare con una religione, abbiamo a che fare con un Dio vivente che non vede l'ora di venire incontro ai bisogni delle sue amate creature e risolverle mettendo i piedi in testa al diavolo, dimostrando che lui è stato eternamente sconfitto. E noi dobbiamo avere una fede integrale, una fede che non accetta un no per risposta, una fede che non si ferma di fronte alle difficoltà o agli ostacoli, una fede che prevale perché siamo coscienti fino in fondo che questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Attraverso la fede Dio ci ha messo in grado di vincere il mondo, non il mondo fisico, ma il mondo spirituale, non il mondo in senso geografico, ma il mondo in senso di tutte quelle problematiche e sfide che il mondo potrebbe presentarci, Covid compreso, perché il Covid è un nemico sconfitto come tutti gli altri. Qualunque malattia, qualunque infermità è stata ugualmente sconfitta da Gesù sulla croce 2000 anni fa. E noi dobbiamo crederlo adesso per fare in modo che la nostra fede produca miracoli, la nostra fede produca risultati, perché per fede si spostano le montagne, per fede si manifesta la potenza del regno di Dio. E così come Gesù lo ha fatto 2000 anni fa, e i discepoli, gli apostoli di ogni tempo hanno continuato a fare, anche noi oggi abbiamo questo preciso compito, questo privilegio di continuare l'opera di Gesù. In effetti, se andiamo a leggere nei Vangeli, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca, è scritto che Gesù salì sul monte e molti discepoli lo seguirono. E Gesù passò un'intera notte in preghiera e il giorno dopo scelse, selezionò 12 persone speciali, specifiche, ai quali diede dei compiti. Il primo compito era affinché stessero con lui, quella che viene definita la compagnia di Gesù, la famiglia di Gesù, il club di Gesù, ok? Questi 12 apostoli che lui designò e chiamò per nome: Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, Gabriele, eccetera. No, Gabriele non c'entra niente, Giuda, eccetera. E
E quindi lui li ha chiamati per nome affinché stessero con lui, ma anche affinché andassero a predicare l'Evangelo del Regno, guarendo ogni infermità fra il popolo e liberando gli oppressi, avendo l'autorità di cacciare i demoni. Quindi questi cari avevano quattro compiti fondamentali, e sono gli stessi quattro compiti che abbiamo noi. Numero uno. Il primo compito più importante in assoluto, stare con Gesù, ricercare la presenza di Gesù, stare alla sua presenza, ricevere l'unzione di prima mano, ricevere rivelazioni, stare in comunione, essere cuore a cuore. Le nostre opere non devono nascere da una motivazione nevrotica di cercare di guadagnarsi la salvezza. Noi non abbiamo bisogno di guadagnarci nulla, Gesù l'ha già guadagnata per noi la salvezza. Ma le nostre opere come figli di Dio devono nascere dal fatto che noi, stando in comunione col Signore, riceviamo direttive precise su quelle che sono le opere che Dio ha innanzi preparato per ognuno di noi affinché noi le compiamo per dare gloria al suo nome. Quindi, numero uno, stare alla sua presenza. Numero due, andare a predicare l'Evangelo, ma andare a predicare l'Evangelo è una conseguenza dello stare alla sua presenza. Noi siamo come delle batterie che hanno bisogno di essere ricaricate. Poi andiamo a predicare, quello che abbiamo ricevuto lo diamo e poi ci ricarichiamo stando di nuovo alla presenza di Dio. È predicare l'Evangelo del Regno. Fate attenzione, cari, questa è una nota degna di nota, degna di importanza, di valore. L'Evangelo del Regno, no, non l'Evangelo delle denominazioni, perdonatemi, ma non l'Evangelo delle denominazioni, ma l'Evangelo del Regno. Gesù, quando è venuto sulla terra, non è venuto a portarci una chiesa, è venuto a portarci un regno. E noi siamo ambasciatori di questo regno e l'autorità non è legata alla denominazione, ma l'autorità del regno è legata al regno e a tutte le cose che esprimono il regno. E quindi andare a predicare l'Evangelo del Regno, che dimostra la potenza del Regno, in che modo? Guarendo tutti gli infermi e i malati e liberando tutti quelli che sono sotto il dominio del diavolo. Questo è veramente eccitante, altro che l'arca della salvezza, l'arca perduta, il film di, non mi ricordo di chi era. Questo è veramente eccezionale, veramente emozionante. Io credo che non ci sia nulla al mondo di più emozionante, di più che ci conferisce più un privilegio più alto di quello di servire Dio, non in maniera religiosa, ma dimostrando l'autorità e la potenza del regno. Bene, andiamo avanti. Cosa significa usare il nome di Gesù? Qualche altro minuto e poi pregheremo. Numero uno, l'importanza di usare il nome di Gesù in preghiera. Giovanni capitolo 16. Versetti 23 e 24 ci dicono qualcosa di molto importante in relazione a questo, ovvero usare il nome di Gesù, la sua autorità, il suo potere, prima di tutto in preghiera. Giovanni 16, 23 e 24 dice: In quel giorno Gesù parla ai suoi discepoli di allora, così come parla a noi oggi. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Wow, che promessa eccezionale! Ma continuiamo a leggere il verso 24. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Wow, questi versi sono meravigliosi. Tempo fa, pregando, lo Spirito Santo mi disse: Paolo, io voglio renderti gioioso. Caspita, questo è bellissimo. Già il semplice fatto che Dio possa parlare ad un uomo e dirgli: Io voglio renderti gioioso, per me è qualcosa che va al di là della logica umana, che trascende tutte quelle che possono essere gioie motivate, da cose effimere. Dio che ti parla e ti dice: Io voglio renderti gioioso. E il modo attraverso il quale Dio vuole renderci gioioso è rispondendo, esaudendo a tutte le nostre preghiere, a tutte le nostre richieste. Il modello perfetto è Gesù stesso.
Vi ricordate quando Gesù si trovò di fronte ad un evento ineluttabile come la morte del suo amico Lazzaro? E Gesù venne a trovarsi di fronte alla tomba di Lazzaro. Quali furono le preghiere, quali furono le parole, scusatemi, che Gesù disse prima di pregare? Lui, Gesù, rivolgendosi al Padre, fece una dichiarazione veramente forte, una dichiarazione probabilmente qualcuno potrebbe anche additare Gesù di essere arrogante, potrebbe tacciarla di arroganza, perché Gesù disse, ma non era arroganza, era assoluta fiducia nel Padre. Gesù disse, Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. Prima di pregare, Gesù ringraziò il Padre dicendo, Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. Cioè Gesù quando pregava, pregava con l'assoluta certezza nel suo cuore che il Padre avrebbe esaudito le sue richieste. Ma in effetti, carissimi, chiediamoci, se le nostre preghiere non sortiscono alcun effetto, perché dovremmo pregare? Certo, dobbiamo fare attenzione a pregare in maniera corretta, a pregare in maniera giusta, perché tutto ciò che esula dalla volontà di Dio e tutto ciò che esula dalle promesse di Dio diventa un territorio veramente ostico, difficile, è un territorio illegale sul quale purtroppo è meglio non avventurarsi. Ma per tutto quello che rientra nella volontà di Dio e per tutto quello che rientra nelle promesse di Dio, noi abbiamo bisogno, come Gesù, di avere una consapevolezza interiore del fatto che ogni volta che preghiamo, Dio è ben contento di esaudirci perché Lui vuole vederci gioiosi. E qui dice a quei discepoli come a noi, non mi farete più alcuna domanda perché tutto ciò che domanderete al Padre, nel nome mio, egli ve lo darà. Sapete perché Gesù, sapete perché Dio Padre ci accorda tutte le richieste che noi gli facciamo nel nome di Gesù? Perché il Padre, prima di tutti gli altri, riconosce il potere e l'autorità che sono stati investiti da lui stesso nel nome del suo figliolo Gesù Cristo. Perché il Padre riconosce l'opera perfetta di redenzione compiuta da Gesù. Perché il Padre riconosce che un prezzo è stato pagato, il prezzo della vita del suo stesso figliolo Gesù Cristo. Perciò in Giovanni 3 è scritto che Dio Padre ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo Gesù Cristo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma ottenga la vita eterna. Quindi ogni volta che noi ci rivolgiamo con fede al Padre, usando il nome di Gesù, il Padre lo riconosce perché il nome di Gesù è il nome che apre i cieli e permette a Dio di riversare su di noi tutta l'eredità sulla quale siamo stati costituiti legittimi eredi. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e ricevete, affinché la vostra gioia sia completa. Metti alla prova, se si può dire, la fedeltà di Dio. Prega con fede, chiedendo a Dio qualcosa che rientra nella sua volontà. Chiedi a Dio sulla base delle sue specifiche promesse e stai fermo nella fede e vedi se Dio non esaudisce le tue preghiere. Sai perché? Perché Dio onora, Dio Padre onora il Figlio. Dio Padre onora il sacrificio di Gesù. Prima di avere valore per noi, il sacrificio che ha compiuto Gesù ha valore per il Padre. Il Padre riconosce al 100%, al mille per mille, il valore del sacrificio compiuto dal suo figliolo Gesù Cristo. E quando la nostra fede incontra le caratteristiche che Dio desidera onorare, sicuramente Dio esaudirà ogni nostra richiesta. Amen. Voglio continuare andando un po' più avanti, fino alla fine, e Gesù dice che qualunque cosa chiederemo pregando, avendo fede, lo otterremo. Io sto leggendo uno dei miei libretti, ve lo faccio anche vedere, L'autorità del nome di Gesù. Sto parlando di questo proprio perché ritengo che sia importante comprendere, soprattutto oggi che ci troviamo in una stagione delicata, l'autorità che Dio ha investito nel nome di Gesù e l'uso, la possibilità di usare questa autorità che Dio ci ha delegato proprio per mettere in evidenza l'autorità e il potere che c'è nel nome di Gesù. Giovanni,
Evangelo di San Giovanni, capitolo 14, dal verso 12 al verso 14, dice delle cose importanti e conferma quello che stiamo dicendo, perché dice: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Wow! Questi versi, secondo me, sono come un assegno in bianco, firmato col sangue di Gesù, dove Gesù ci autorizza a chiedere qualunque cosa al Padre nel nome suo. Chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Sapete una cosa? Parlare è facile. Proclamare certe verità è altrettanto facile, ma dimostrare le cose in cui crediamo, con segni, miracoli e prodigi, non è altrettanto facile. Perché? Perché abbiamo bisogno di quella meravigliosa, specifica unzione che Gesù aveva nella sua vita. Sapete, Gesù dice in Luca, dice delle cose molto importanti a tal riguardo, dicendo: l'Eterno è il mio pastore, egli mi ha unto, l'Eterno mi ha unto per predicare l'anno accettevole della grazia, per aprire gli occhi dei ciechi, per aprire le porte dei prigionieri. Quindi c'erano delle unzioni specifiche che Dio aveva messo su Gesù affinché Gesù potesse operare nella potenza dello Spirito Santo. E quindi quella stessa unzione che Dio aveva posto su Gesù è quella stessa unzione che oggi Dio vuole porre sul corpo di Gesù affinché noi possiamo fare le stesse opere. Le persone, cari, le persone non hanno bisogno di sermoni. Una persona che sta morendo di cancro, una persona che sta morendo di leucemia, una persona che sta morendo di Covid, una persona che sta morendo per qualsiasi altro motivo o che soffre per altri motivi, non ha bisogno di un sermone, non ha bisogno di una religione, ha bisogno di una manifestazione di Spirito Santo e di potenza, ha bisogno di incontrarsi con Dio, ha bisogno di incontrarsi con la grazia, con l'unzione di Dio, ha bisogno di vedere che Dio non è una religione, ma è un Dio vivente e noi dobbiamo essere in grado di onorare Dio attraverso una vita vissuta come quella di Gesù all'insegna dell'obbedienza, della santità, della fede e della dimostrazione del potere spirituale e soprannaturale di Dio. Le persone hanno bisogno di incontrare persone ripiene di Spirito Santo. È come quando i primi apostoli, Pietro, Giovanni, Paolo, camminavano, predicavano e dimostravano che veramente Gesù era risorto dai morti grazie ai segni e ai miracoli prodigi che compivano. Voglio concludere dicendo questo, ragazzi. Noi abbiamo ricevuto per grazia dal Signore la possibilità di usare l'autorità del suo nome. Siamo stati investiti, siamo stati delegati all'uso del potere di questo nome per calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e fare in modo che gli uomini ricevano salvezza, siano liberati dalle oppressioni e siano guariti. Leggo l'ultimo verso in Marco, capitolo 16. Versetti 17 e 18 e poi pregheremo, dove dice: nel nome mio, l'enfasi è sempre sul nome di Gesù, nel nome mio caccerete i demoni, prenderete in mano dei serpenti, imporrete le mani agli infermi ed essi saranno guariti. Vedete, anche queste dimostrazioni sono il frutto della potenza e dell'autorità che appartengono al nome di Gesù. Nel nome mio caccerete i demoni, nel nome mio guarirete gli infermi, nel nome mio parlerete in altre lingue, prenderete in mano dei serpenti. Dobbiamo riscoprire, dobbiamo dar valore a questo potere che Dio ha investito nel nome di Gesù affinché possiamo essere cristiani vittoriosi, affinché possiamo essere una chiesa vittoriosa che manifesta il potere della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Vorrei guidarvi in una semplice preghiera, stessa preghiera che ho scritto qui su questo libro, che è una preghiera che ci aiuta a comprendere il valore
e il potere che sono contenuti nel nome di Gesù. Voglio invitarvi a chiudere gli occhi e semplicemente a ripetere le mie stesse parole, ma a ripeterle con tutto il cuore. Caro Padre Celeste, voglio ringraziarti per il privilegio che mi hai donato di usare in preghiera il nome del tuo figliolo Gesù Cristo, quel nome di fronte al quale ogni ginocchio si deve piegare ed ogni lingua confessare, riconoscere la sua signoria e la sua potenza. Caro Amen. Padre, fa che io possa andare in giro proclamando la potenza del nome di Gesù, Amen. così che i perduti siano salvati, così che i malati siano guariti, così che gli oppressi siano liberati dalla potenza e mediante la potenza del nome di Gesù. Caro Padre, voglio ancora ringraziarti per la tua meravigliosa promessa, per mezzo della quale mi dai la garanzia che ogni qualvolta che io ti chiedo qualcosa nel nome del tuo figliolo Gesù, tu me la Amen. concedi. Grazie Padre, ti sono grato perché tu sempre mi esaudisci. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Dio ti Amen. Grazie, benedica, cari. grazie e alla prossima volta. Un E bacio e un ora, saluto a tutti. grazie e pure tu saluta i fratelli. Alla prossima Con volta. tutto Pace. il cuore. Allora adesso abbiamo il fratello Crociani. Fratello Crociani, ci sei? Sono qua, sono qua. Va bene. Allora adesso continui tu, fatti Grazie, guidare dallo grazie. Spirito Santo e proseguiamo Amen. amministrando la parola e con l'aiuto dello Spirito Santo annunciare la grazia di Dio. Amen. Vai tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Paolino mi ha preceduto, Paolino ha citato il versetto con cui volevo iniziare questa meditazione ed è bella questa, questo intessuto glorioso, particolare, questo ordito fantastico che solo lo Spirito Santo può fare. Allora, la volta precedente, la settimana scorsa, ho parlato della grazia e c'è quel versetto che voglio semplicemente citare, non l'ho chiesto a Marco di farlo, ma la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Che bello questo versetto! Non è un tanto per dire, no, 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 è proprio una cosa gloriosa. E questa forza, questa potenza che Paolo ha espressamente, gloriosamente detto in Secondo Corinzi, ma anche Paolo Baldari, un attimo prima di me, questa grazia, questa potenza include tutto quello che è la sua persona. E che cos'è? Qual è la sua persona? Tutto quello che Gesù ha compiuto sulla croce, nella sua sepoltura, abbiamo sentito, è sceso, ha predicato qualcosa di particolare. Dopo 3 giorni c'è stata questa dichiarazione gloriosa da parte del Padre e la risurrezione, perché in lui, con lui, noi abbiamo vinto anche la morte. Tutto il potere che è disponibile nel suo nome, nel suo spirito, nella sua parola, in questo patto migliore, partendo dal patto che ha fatto con Adamo, con Noè, noi abbiamo un patto migliore. Ecco, le chiavi del regno, il potere della vita, per fede, l'armatura di Dio, il potere della preghiera. E arriviamo fino al versetto che Paolo, fratello Baldari, ha citato, Luca 4,18, e voglio chiedere ai fratelli di farlo vedere. Gesù dice: gloria al nome del Signore, lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, per recare la buona novella agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, per proclamare libertà a quelli che sono schiavi e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Questo è quello che lo Spirito di Dio, quello che Dio Onnipotente, Dio Padre, verbalizza in Isaia capitolo 61 e Gesù in quel giorno di sabato,
prendendo il rotolo, legge esattamente questa gloriosa verità. E questo, quello che preceduto dal fratello Baldari, è proprio questo, che lo Spirito era su Gesù. Gesù ha vissuto una vita completamente guidata dallo Spirito Santo, e quello che anche noi dobbiamo vivere, dobbiamo fare giorno dopo giorno, questo contatto visivo, questo occhi di Gesù sul Padre, per fare quello che vedeva dal Padre nella quotidianità della vita. Gesù si preoccupa per ogni aspetto della tua vita, spirito, anima e corpo. Noi siamo in tre parti, non c'è qualcuno che parla di due. Io credo fermamente che se siamo stati fatti all'immagine di Dio, alla somiglianza di Dio, e avendo il suo dominio, noi siamo in questa tre parti: il nostro spirito che viene vivificato alla nuova nascita, l'anima che è lo sportello o la finestra fra il mondo visibile e il mondo invisibile, e il nostro corpo. Noi viviamo in questo mondo decaduto, spezzato, distrutto. L'ho detto la volta scorsa, non è il concetto che Dio aveva del mondo, assolutamente. Noi non siamo stati creati per essere soggetti al continuo assalto del male, del dolore, della perdita. Il modo in cui affrontiamo le nostre sfide mentali, emotive e fisiche gioca un ruolo importante nella nostra salute fisica e nella guarigione protratta nel tempo. Purtroppo a volte il senso di colpa, il dolore, la depressione, lo stress, la paura, le relazioni che vengono strappate possono opprimerci al punto di farci crollare mentalmente, emotivamente e fisicamente. Molte malattie, lo dice la scienza, sono legate allo stress, incidenti, disastri naturali, guerre, abusi, violenze possono sopraffare i nostri sensi, la nostra forza, al punto che i nostri corpi si rompono e le malattie prendono piede. Ma grazie a Dio per l'unzione di Gesù in noi, che è stata progettata per portare la liberazione ai prigionieri, guarire i nostri cuori spezzati, mettere in libertà coloro che sono feriti nelle loro anime. Mentre Paolo mi ha preceduto, io danzavo nella mia stanza. È vero, c'è potenza nel nome di Gesù, è l'unica arma, è una delle gloriose risorse che il Dio ha dato alla Chiesa. E la Chiesa non è una denominazione, la Chiesa sei te, perché il tuo corpo, il mio corpo, è il Tempio dello Spirito Santo, e noi possiamo vivere in quella gloriosa unzione. C'è un versetto dell'Antico Testamento che dice che l'unzione è quella che spezza il giogo. Quale giogo? Il giogo mentale. Se noi non vediamo con gli occhi del cuore, perché ancora ragioniamo con la nostra mente, e abbiamo questa gloriosa manifestazione della tua grazia. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra nella tua debolezza. Ma noi non siamo deboli, già l'ho detto la volta scorsa, noi siamo forti, ma io voglio essere debole davanti a Lui. Quando io faccio un paragone fra me e Lui, Lui è forte, il mio Signore Gesù, è Lui che ha vinto tutto, e nella sua vittoria l'ha data a me, l'ha condivisa la Chiesa. Nel suo nome c'è vita e vita abbondante. Che bellissima, gloriosa realtà. C'è un quest'altro versetto in Romani 15:13 che si collega perfettamente a quello che abbiamo sentito prima. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Questo è il nostro Dio, vuole riempirci di gioia, vuole veramente far sì che tutto quello che è inerente a Lui parta dal dentro del nostro essere per uscire fuori. E questo è il nostro mandato, il nostro comando, il nostro ordine, la nostra tabella di marcia. Io
l'Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ti riempirà di gioia e pace attraverso il credere. E qui, purtroppo, sentendo alcune delle vostre telefonate, confrontandomi con la realtà del mondo circostanza, del circostante, purtroppo non crediamo. O almeno, crediamo un pochino. Crediamo, ma non quel credere a cui io e te siamo chiamati. E qual è quella chiamata del nostro credere? Lo troviamo in Romani 4:21, che dice questo. L'ho scritto qua e dice che il Signore possa aiutarci proprio questo. Pienamente convinto, sta parlando di Abramo, grazie. Pienamente convinto che in quanto egli ha promesso, Dio aveva promesso, è anche in grado di compierlo. Pienamente convinto. Il nostro credere è un pochino convinto. Sì, era un peccatore, ma adesso ancora, lo sai quello che sta succedendo. No, no, no. Quando ti parla di credere, noi dobbiamo essere pienamente convinti. Ieri c'è stato un culto nel nostro locale, un incontro, e ho visto in questo vialetto, ho visto venire questa sorella Paola, che non so se sta venendo, Dio la benedica. Era raggiante, era luminosa, era particolarmente differente, gloriosamente differente. Ma che era successo? Che mentre viveva la sua giornata, ieri, mentre aiutava una signora a portarla, una signora di una certa età, portandola in fare una commissione, sente questa voce, questa parola: lasciati andare. Aspetta un attimo, che io sto qua, c'ho questa. Lo Spirito Santo le disse, le ripete con particolare tranquillità, come fa lo Spirito Santo: lasciate andare. E viene battezzata nello Spirito Santo. E mentre raccontava questa sua esperienza ieri, volava, era al di sopra di tutto quanto. E io questo voglio per ciascuno di voi in questa sera. Se è la prima volta che ci stai ascoltando, ti prego, accetta Gesù come tuo salvatore personale. Quello che ha detto Paolino, quello che ha detto il fratello Baldari, fallo, quella preghiera, spero che l'hai ripetuta. Se è la centesima volta che stai guardando Parola di Vita, se sono anni che stai seguendo il Signore, ti prego, inizia a credere pienamente convinto. La sorella Paola aveva il suo modo di pensare: Signore, io sto cercando il battesimo dello Spirito Santo, ma io voglio che tu, vorrei che tu. No, metti la disposizione del tuo cuore. Questa cosa, questa predicazione si basa solo sul tuo cuore. Ma che cos'è il cuore? È la parte più intima di te stessa. È la parte, il centro della tua volontà, è il centro del tuo libero arbitrio, è il centro delle tue priorità. Quello che pensi nel tuo cuore, tu lo sei. Pertanto, fai attenzione al tuo cuore con ogni diligenza, perché da esso procedono i sorgenti, i fiumi della vita. Dal buon tesoro del mio cuore prendo cose buone, dall'abbondanza del mio cuore la mia bocca parla, perché credo con il cuore e parlo ciò di cui credo. Sono tutti versetti che hanno a che fare con il tuo cuore. Allora, cerca il battesimo dello Spirito Santo, cerca quello che Paolo ha anticipato, questo rapporto con il Signor Gesù. Gesù è quello che dice Gesù, è glorioso nei suoi ultimi insegnamenti ai suoi discepoli. Io devo andare, io sono legato da un corpo, vinco la morte, risorgerò, risusciterò, ma manderò qualcuno che
nello stesso momento che chiunque parla, lui opererà in tutto il mondo. In questo momento io vorrei portare alla vostra attenzione questo. Noi siamo qui, io sono a Roma in questo momento, sto parlando e i fratelli che stanno dall'altra parte del mondo stanno sentendo tecnologia, ma lo Spirito Santo fa una cosa differente. In questo momento, mentre io sto parlando di lui, lui sta convincendo di giustizia persone su tutto il pianeta, in tutto il pianeta. E che il Signore possa veramente farci capire questa gloriosa lezione. Quello che sto cercando di dirvi in questa sera è che dal dentro al fuori, quello che c'è nel tuo cuore, la guarigione che tu stai aspettando, guardala, vedila, ricevila prima nel tuo cuore. È lì che succede il miracolo. Il regno di Dio è nascosto, e dice Gesù, è in voi, in voi. Allora iniziamo a vivere questa gloriosa, iniziamo, perdonatemi, magari potessimo iniziare a vivere questa realtà in questa maniera da questa sera. Il regno è in voi. Tu non sei piccolo o piccola, calpestata, sballottata da venti di dottrina, da dicerie, da chiacchiere. No! Chi è in te? Chi è in te ha vinto il mondo, e chi è in te ti dà forza per andare avanti. Chi è in te sa quello che tu stai provando, sa quello che stai vivendo, ma ti sta dicendo: coraggio, io ho vinto per te. Che il Signore possa aiutarci a capire perfettamente che tutto quello che ha a che fare con lui non parte dalla bocca ed entra dentro, no, parte dal più profondo del nostro essere, passa la bocca, ma raggiunge cuori. Veramente, nella creazione Dio ha fatto la stessa identica cosa, perché quando parla di Gesù nei Colossesi è questo: Dio pensa, non c'era un mondo, non c'erano leggi fisiche, non c'era l'acqua, non c'era la luce, non c'era, parlando dell'elettricità, la fase positiva e la fase negativa, era nulla, era l'assoluto nulla. Che fa Dio? Prima di parlare, pensa nel suo cuore, sia la luce. Gesù, parola crea, Padre, crede nel suo cuore, pensa nel suo cuore e proferisce la parola. E questo versetto che abbiamo letto, Romani 15:13, vi riempia di gioia, vi riempia di pace. Per cosa? Nella fede. E dove funziona la fede? Nella mente? È sbagliato. Nel cuore. Tutte le tue promesse sono sì, amen, nel nostro cuore. Tutta l'armatura di Dio parte dal dentro e corre nostra mente. L'elmo della salvezza, la parola dello Spirito, è tutto dal dentro al fuori. Abramo, pienamente convinto. Ci ha messo 25 anni per arrivare ad essere pienamente convinto. Io e te possiamo farlo adesso. Lo sai perché? La differenza fra noi e Abramo. Abramo era amico di Dio, noi siamo eredi. Noi siamo colui che ha strappato dal mondo del buio, dell'inferno, del peccato, e ci ha dato una nuova identità. Io sono quello che tu dici di essere. Allora, pienamente convinto per quanto egli ha promesso, è in grado di compierlo. Piuttosto che credere al telegiornale, al giornale, alle chiacchiere, alle maldicenze, alle tue sensazioni, ai tuoi sintomi, ai tuoi cinque sensi, alle tue paure, ai tuoi dubbi, inizia a credere alla parola di Dio, inizia a credere in Gesù, inizia a sapere, sentire, vedere che Gesù è vicino a te, ti vuole prendere per mano, ti vuole portare fino al battesimo
dello Spirito Santo. Sì, è qualcosa che dobbiamo fare, perché è meglio essere ripieni di Spirito Santo che di tutte le chiacchiere di questo mondo. Il tempo recupera il tempo. Inizia a ricercare il Signore. Iniziamo a ricercare il Signore in questo tempo, 2021. Io voglio vedere la gloria di Dio. Perdonate, mi ho sbagliato. Io voglio essere la gloria di Dio. Che il Signore possa aiutarti, e lascia che questa parola ti guarisca dall'interno all'esterno. La depressione, rompila nel tuo cuore, non sii più depresso. Lo sai perché? Tu e io abbiamo il dominio su tutto quello che vorrebbe offendere la creatura di Dio. Ha fatto bene Paolo a ricordarci: nuova creatura. Tu non sei solo una nuova creatura, tu sei una nuova creazione. Che il Signore possa aiutarci a farci capire questo. Abbiamo il nome di Gesù, troppo spesso. Gesù, 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 Gesù. No, no, no. Non esiste la parola magica nel cristianesimo. Non esiste il mantra, qualcuno che ti deve motivare per far funzionare la fede. La fede è naturale. Nel tuo cuore, qual è la promessa che hai di bisogno? Prendila, vivila nel tuo cuore, che gli occhi del tuo cuore possano aprirsi, e inizia a far partire la tua fede da quel punto di contatto. Ripeto un'altra volta, la seconda parte di Ebrei 11:1, la seconda parte è dimostrazione di realtà che non si vedono. Lo sai che significa? Che ci sono, che ci sono, perché questo nostro Dio non è bipolare, è qualcosa di glorioso. Me lo metti a tutto schermo, per favore, il versetto. Se Ebrei, non riesco a vederlo bene, ma che il Signore possa, eccolo qua. È certezza di cose che si sperano. E io ho letto in Romani: è l'Iddio della speranza, il nostro Dio, l'Iddio della speranza. E questa seconda parte è dimostrazione di realtà che non si vedono. Io credo fermamente, e ripeto quello che ho sentito dal mio fratello prima: il Covid è una malattia. Gesù ha pagato il prezzo sulla croce per i suoi dividori. Noi abbiamo ricevuto guarigione. Tu ci credi? Sì, no, tanto semplice. Possiamo guariscimi, tante volte, basta una volta. Io so che tu hai pagato il prezzo per la mia guarigione, per la mia depressione, per questa... c'è una telefonata che mi rimbalza nel cuore. Dio non ti maledice, Dio ti benedice. Ma ho sbagliato. Corri al trono della grazia, vai e ricerca il sangue di Gesù, riprendi autorità, rimettiti in piedi, non scappare mai da Dio, corri sempre a Lui. E voglio pregare in questa sera, Signore, in questo momento è la tua parola, quello che mi ha preceduto Paolo l'ho voluto e lo devo di nuovo approfondire. Signore, grazie per i miei fratelli. Signore, ma la tua gloria, la tua potenza è quella gloria e potenza che tu hai promesso a tutti coloro che confidano nel tuo nome. Signore, noi non siamo orfani, non siamo sballottati a destra e a sinistra. Tu non sei il Dio che inizia l'opera e poi la ferma. No, la tua opera è completa, e io credo in questa coerenza tua, oh Padre, questa coerenza dove tu dici qualcosa dalla Genesi, e non in questo tempo, nel 2021, è tutta per noi. Benedici chi ascolta in qualsiasi parte del mondo, cuori che si aprono alla tua gloria, Signore. Signore, tu sei un Dio incredibile, e veramente dovremmo saltare di gioia, perché le tue promesse sono sì e amen.
tu hai dato a noi il dominio di fare nostra la tua parola, e noi vogliamo Gesù, e noi vogliamo il tuo Spirito Santo, e noi vogliamo la tua guida, e noi vogliamo i tuoi doni, e noi vogliamo veramente il frutto dello Spirito che decidiamo noi, perché noi vogliamo portare molto frutto alla tua gloria. Benedici i fratelli che seguono, benedici gli ascoltatori, benedici l'opera tua di parole di vita, Signore, e noi profetiamo parole di vita, perché tu sei il Dio della vita, della luce, dell'amore, e ogni cosa, Signore, come tuo figlio, come i tuoi figlioli, chiediamo nel nome di Gesù, nostro Dio, benedetto in eterno. Amen. Grazie, grazie Gabriele. Dio ti benedica e ci benedica insieme. Gesù era con delle persone, ce n'erano tante, disse a uno: tu non sei lontano dal regno di Dio. Se erano tutti allo stesso posto, che cosa voleva dire Gesù? Voleva dire che c'era chi era pronto per conoscere la realtà spirituale che Gesù annunciava. Agar si trovava nel deserto con suo figlio e stava piangendo, si era allontanata dal figlio per non vederlo morire, e Dio gli parlò e vide che c'era un pozzo proprio dove era lei. È facile che tu sei proprio vicino al regno di Dio. Ma che vuol dire? Vuol dire che lo Spirito Santo ha incominciato ad attirare il tuo cuore e tu devi perseverare nel cercare Dio. Noi quando fa caldo sappiamo che si sta meglio sotto una bella ombra, sotto una bella quercia, sotto un bel pioppo. Vediamo che stiamo meglio. Ci accorgiamo che c'è un benessere sotto quel pioppo. Ci sono dei pioppi che quando fa caldo ti fanno venire il freddo. Mi ricordo che noi ne avevamo uno in un terreno, quando andavamo a mangiare a mezzogiorno con il pieno caldo dovevamo lasciarlo perché ci pigliava il freddo, era così folta quella frescura. Nel naturale riconosciamo questo, ma c'è una, per te te lo voglio tradurre nello spirituale. Tu senti che la parola del Signore ti attira, ti attrae, senti che lo Spirito Santo ti fa sentire il piacere di ascoltare la parola del Signore. Questo vuol dire che tu, la tua vita spirituale, non è lontana dal regno di Dio. È chiaro che devi fare un passo di fede per Agar. Dovette fare un passo per tirare l'acqua e darla a bere al figlio, ciò che non vedeva prima. Ti voglio dire una cosa: se quando tu ascolti la parola di Dio vieni attratta e ti senti rilassato, senti una calma nella tua vita, sorella, frate, tu non sei lontana dal regno di Dio, tu non sei lontano dal regno di Dio. Questo è un segno che lo Spirito Santo attira la tua vita. Allora, se tu sai fisicamente che stai meglio al fresco quando fa caldo, vuol dire che ti devi mettere al fresco. Frate, sorella, se tu trovi, senti quella sensazione che lo Spirito Santo ti fa sentire rilassato, in pace, mentre ascolti, vivi un'atmosfera speciale, tu devi avvicinarti di più al Signore, devi leggere la sua parola, devi ascoltare la sua parola e devi fare anche un passo di fede. Questa sera lo devi fare. Ci sono altri due fratelli che devono portare la parola. Lo Spirito Santo si servirà di tutti e due loro e di tutti quanti noi che preghiamo per te.
Questo passo di fede vuol dire di ricevere la salvezza che Cristo ti offre. Ti devi aprire a Lui. Tu non sei lontano dal regno di Dio. Tu non sei lontana dal regno di Dio. Tu che hai l'orecchio spirituale hai capito molto bene, perché Gesù non diceva che gli altri erano lontani fisicamente. Quello non era lontano perché la parola del Signore Gesù penetrava nella sua vita, sentiva il benessere che portava. Tu che senti il benessere che la parola sta portando al tuo cuore, stasera il Signore ti darà una parola potente. Devi ricevere Gesù Cristo nella tua vita e vivere con Lui, cominciare un cammino con Lui. Voglio dire, se senti che ti senti meglio, vuol dire che devi abbandonare tutte le altre cose e devi convogliare la tua attenzione, devi mettere il tuo cuore verso le direttive che il Signore stasera ti dà attraverso la sua parola. Gloria sia resa a Dio. E benedetto sia il Signore. E ha visto che è arrivato il fratello Arienzo. Fratello Arienzo, sei arrivato, benvenuto. Prenditi la parola e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Prenditi il tuo tempo. Amen. Abbiamo il tempo giusto da poter... E poi abbiamo il fratello Anania che... Dio si servirà di noi e di voi e di tutti quanti quelli che annunciamo la parola, perché quello che cambia non sono i fratelli, è la parola di Dio unta dallo Spirito Santo. Ricordati grazie, sempre, sorella, ovunque sei, frate, quando tu ascolti con attenzione la parola del Signore, è essa parola che trasforma la tua vita. Amen. Ringrazio il Signore, come sempre, per questa meravigliosa opportunità. Io sono entrato da poco in linea perché avevo degli impegni ministeriali e per quel poco che ho sentito, io sento che lo Spirito Santo questa sera sta dando una direzione. Sapete, noi siamo ministri differenti, però è lo Spirito Santo che guida, come dice il Pastore Petrone, la nostra bocca, la direzione, che ci dà la parola da condividere. E io non so chi precedentemente all'inizio ha predicato, cosa abbia predicato, ho sentito il finale del pastore Crociani, ma si parlava di guarigioni senz'altro. Amen. E il titolo del messaggio che il Signore mi ha dato da condividere oggi parla di restaurazione. Amen. Noi viviamo in un tempo in cui la Chiesa deve essere preparata per il ritorno del Signore. Noi dobbiamo avere gli occhi e le orecchie attente alle cose spirituali, perché Gesù sta tornando. Tutto quello che ci circonda oggi è un contorno. Noi dobbiamo riconoscere e distinguere cosa sta succedendo nell'atmosfera spirituale intorno a noi. Ho sentito parlare di Covid e voglio dire qualcosa che non appartiene a quello che noi, quello che io devo predicare adesso, ma lo sento da parte dello Spirito. Per coloro che ha paura, per qualcuno che ha paura in questo momento, io ti voglio dire che, come diceva il pastore Crociani, il Signore sulla croce ha portato ogni malattia, quindi ha portato anche il Covid. Sapete, il Covid, io l'ho dichiarato da quando si è presentato nel mondo, una malattia illegale, perché noi quando siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, Dio ha messo in noi il suo soffio, amen, il suo soffio. E che cosa fa questo virus? Va a colpire proprio i polmoni, quindi il soffio. Amen. Che cosa fa Satana? Cerca di rubare tutto quello che appartiene a Cristo, dall'adorazione all'attenzione, la pace, l'amore. Lui cerca di fare rapina, lui viene ad uccidere, dice la parola di Dio. Quindi noi dobbiamo dichiarare che è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi, dice la parola di Dio. Quindi, solo nelle mani di Dio c'è la vita e c'è la morte. Prima di iniziare a predicare questa parola, lo Spirito Santo mi sta ministrando. Io voglio lasciare la piena libertà allo Spirito Santo in questo momento. Io voglio dichiarare nel nome potente di Gesù Cristo che, qualora ci fosse qualcuno in linea che ha terrore, paura di questo demone,
Io dichiaro nel nome di Gesù che ci sia protezione con il sangue dell'agnello, ci sia restaurazione nel corpo, nell'anima, nello spirito, nella mente, che in questo momento tu che ascolti possa ricevere la pace, quella pace che ti è stata rubata da un anno e più, quella pace che non ti dà la forza di vivere, perché chi ha paura muore ogni giorno nonostante abbia la vita e la salute. Quindi in questo momento voglio dichiarare il controllo dello Spirito Santo, il sangue potente di Gesù Cristo, e che venga la sua restaurazione. Vado alla parola. Leggerò in Neemia capitolo 1, dal primo verso. La parola di Dio dice: parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu del 20° anno, mentre mi trovavo nella fortezza di Susa, dice la parola di Dio, o nel castello, nella fortezza di Susa. E quando ho letto questa parola, mi fermo un attimo, lo Spirito Santo ha incominciato a ministrare alla mia vita e mi ha detto: analizza l'ambiente di Neemia. Analizza l'ambiente di Neemia. Che cosa è una fortezza? Una fortezza è qualcosa che dà protezione per coloro che sono all'interno, ma che coloro che vivono in cattività, come era Anania, perché Anania, scusatemi, Neemia, Anania mi precederà, mi seguirà dopo, Neemia era costretto a vivere in questa fortezza. Neemia viveva in cattività. Lui, come gran parte dei giudei, erano stati deportati con forza. Quindi lui viveva in una fortezza costretto, e lui aveva anche un compito di amministratore. Lui era il coppiere del re, quindi apparentemente godeva di qualche privilegio, amen, ma lui era comunque prigioniero libero. E chi è un prigioniero libero? Chi vive nelle prigioni della paura. Dice la parola di Dio, dice che lui si trovava in questa fortezza. Che cos'è una fortezza, allora? La fortezza nell'area spirituale è qualcosa che ti tiene prigioniero in un punto tale che non ti permette di vivere nella piena facoltà del tuo volere. La fortezza è una menzogna, una convinzione demoniaca che si siede nella tua mente e comincia a condizionare la tua visione delle cose, comincia a condizionare il tuo comportamento, comincia a condizionare i rapporti familiari, comincia a condizionare il tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito. La fortezza è una menzogna che si mette nella tua mente, amen, e che non ti permette di vivere in piena libertà, nonostante che tu sia in piena salute, in ricchezza, in prosperità, oppure con una bella famiglia. Quando arriva questa menzogna che si mette nella mente, faccio un esempio, una fortezza di gelosia che ti dice di non fidarti di tua moglie, nonostante tu abbia una moglie fedele, una moglie servizievole, una moglie che è lì, che accudisce i figli e la casa, se tu sei schiavo di una fortezza di gelosia, tu vedi tua moglie come una persona che ti potrebbe tradire in qualunque momento. E tu vivi con la paura costante, e tu ti muovi, e tu sei sospettoso. Questo è con la gelosia, questo è con l'ira, questo è con la paura. Quindi Neemia si trovava in una fortezza. Amen. Tutti quanti sappiamo la chiamata che ebbe Neemia, quella di restaurare le mura di Gerusalemme. Amen. Ma prima, perché il nostro Dio è un Dio di ordine, prima che Neemia fosse mandato, prima che ricevesse questa passione per la sua Gerusalemme, lui ha dovuto seguire un processo. E ci sono uomini e donne in questo momento che ci seguono, che necessitano di un processo di restaurazione. Ci sono uomini e donne che si prodigano anche a fare del bene, ad accudire, ma quando loro stessi hanno bisogno di cura, e hanno bisogno di liberazione, e hanno bisogno di guarigione. Come dicevo, il nostro Dio è un Dio di ordine, e quando lui viene a chiamare uomini e donne per portare la passione per il regno di Dio, lui viene innanzitutto a portare l'ordine. E Neemia, attraverso un processo, la parola di Dio ci dice ancora, dal verso 2,
Anani, un mio fratello e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati sui prestiti della deportazione e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia in grande miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Dice la parola di Dio, dice, mi fermo ancora, dice che le mura di Gerusalemme sono diroccate. Amen. E dice che le porte sono consumate dal fuoco. Che cosa sono le mura e che cosa sono le porte? Perché allora una bugia, una menzogna può diventare una fortezza nella vita di una persona, anche di un credente a volte? Perché non proteggiamo le nostre mura. Simbolicamente le mura si mettevano intorno a una città ed erano fortificate affinché i nemici non potessero entrare. Ma quando le mura sono diroccate, quando le mura sono rotte, hanno delle brecce. È lì che penetrano i nemici, è lì che invadono la città e la tua città può essere la tua anima, può essere la tua mente. Amen. Tu devi avere cura delle tue mura. Satana disse vicino a Gesù riguardo a Giobbe: io non posso accostarmi alla sua mente, alla sua vita, alla sua famiglia, perché tu hai messo intorno a lui un muro che io non posso superare, perché Giobbe era integro, dice la parola di Dio. Quindi, quando noi perdiamo la nostra integrità, quando noi facciamo compromesso con il peccato, quando noi ci abbattiamo alla paura e alle menzogne di Satana, ecco che le mura incominciano a rompersi e i nemici incominciano a penetrare e invadono la città e incominciano a fortificarsi nella nostra mente. Neemia simboleggia un combattimento e simboleggia una guarigione, un processo di guarigione interiore in questo momento. Amen. Dice la parola di Dio, dice che quando udii queste parole mi misi seduto e piansi, il verso 4. E per molti giorni fui in gran tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E lui pregò davanti a Dio. Amen. Che cosa fa? Quando ecco il progresso del processo, quando noi ci rendiamo conto di stare in una condizione di mancanza davanti a Dio, noi dobbiamo entrare in una condizione di pentimento. Il Signore ti sta chiamando al pentimento affinché tu possa avere guarigione nell'anima interiore, affinché tu possa portare i pesi davanti a Dio e anche guarigione fisica. Tu hai bisogno di un pentimento. Gesù Cristo è stato il simbolo del Giordano perché ha dato a noi la chiave del pentimento. Il Giordano rappresentava il ravvedimento. In questo momento Neemia incominciò a ravvedersi, a pentirsi. E non solo per se stesso, lui incominciò ad intercedere per la propria gente, per il proprio popolo, per i padri, dice la parola di Dio. Quindi lui incominciò a deporre dei pesi davanti alla croce di Gesù Cristo. Amen. Quindi in questo momento, se lo Spirito Santo ti sta parlando e vedi davanti ai tuoi occhi i compromessi che hai fatto con il peccato, le mancanze che hai avuto, sappi che Gesù è buono, sappi che lo Spirito Santo è potente e questa sera sta toccando il tuo cuore e la tua mente, ti sta dando delle chiavi, ti sta chiamando perché Gesù ti ama, non farti mettere pesi che non sono tuoi addosso, magari ti staranno accusando, stesso Satana forse sta accusando la tua vita, ti sta dicendo non sei degno di andare davanti al trono di Dio, ma Gesù ha rotto il velo e tu puoi entrare con piena libertà davanti al trono della grazia. Amen. Quindi Neemia si trova in una fortezza. Neemia, Gerusalemme ha le mura diroccate, le porte in fiamme e lui incomincia un processo di pentimento. E che cosa fa il Signore? Meraviglioso nostro Padre. Amen. Il Signore dice la parola di Dio. Voglio saltare direttamente al capitolo 2, dal primo verso. Dice: nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: perché l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui colto da grande paura e disse al re: viva il re per sempre. Come potrei non essere triste?
quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta. Amen. E lui dice, dicete che cosa mi chiedi? E lui dice che io possa essere mandato a restaurare quelle mura. Voglio focalizzarmi. Tutto questo avviene nel mese di Nisan. Il mese di Nisan è il mese della Pasqua ebraico. È il mese del Pesah. È il mese del passaggio. Amen. E lui riceve proprio in questo mese specifico una grazia. E noi abbiamo ancora oggi la nostra Pasqua in Gesù Cristo, la croce di Gesù Cristo e il Pesah. Pesah vuol dire passare oltre, vuol dire che la sentenza che doveva cadere sulla tua vita a causa del tuo peccato, a causa delle tue mancanze, a causa della tua debolezza e delle tue paure, sono cadute sulla croce di Gesù Cristo. E il sangue di Gesù che lui ha versato per la nostra vita e per la tua vita, ancora oggi è potente a liberarti e a salvarti. Noi possiamo avere la grazia come l'ha avuta Neemia davanti al re. Sapete perché Neemia ha avuto la grazia? Neemia ha avuto due volte grazia. Il colpiere del re non poteva farsi trovare triste, perché sennò poteva morire. Sempre dovevano essere di buon aspetto e allegri davanti al re. Seconda grazia, lui ha avuto il beneficio del re per essere inviato, ma precedentemente ha dovuto proseguire un processo di restaurazione per avere l'invio. Amen. Quanti di voi desiderano servire il Signore? Amen. Dovete subire un processo di restaurazione per essere inviati, perché il Signore ha inviati tutti quanti. Andate per il mondo, predicate l'Evangelo. Chiunque avrà creduto sarà salvato. Lui ha inviato. Amen. E noi dobbiamo essere restaurati per restaurare. Ma oggi, più di prima, noi abbiamo l'urgenza di restaurare le nostre vite per incontrare lo sposo, perché lo sposo sta tornando. Amen. Quindi in questo momento io voglio pregare, mi voglio fermare. Voglio pregare affinché la parola di Dio possa andare ad effetto. Perché sento che in questo momento ci sono delle persone che hanno bisogno di una guarigione interiore e una liberazione nella propria mente, che devono cadere fortezze. Ci sono persone che vogliono mettere mano all'aratro, amen, ma hanno bisogno prima che loro devono essere processati. Ricordati, non puoi liberare se non sei liberato, non puoi guarire se non sei guarito, non puoi ministrare se prima non sei stato ministrato dallo Spirito Santo. Quindi Padre, nel nome potente di Gesù Cristo, in questo momento io prego che la tua parola possa andare ad effetto. Ti prego Padre, nel nome di Gesù, per tutti coloro che in questo momento vivono con delle fortezze spirituali nella mente, apri carceri. Il Signore ha detto: lo Spirito dell'Eterno mi ha unto per aprire i carceri, per aprire gli occhi, per guarire il cuore. Quindi Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io chiamo le anime ad uscire fuori dai carceri della paura, fuori dai carceri del tormento, fuori dai carceri della malattia, fuori dai carceri del peccato. In questo momento siano slegati nel nome potente di Gesù Cristo. Metti le tue mani vicino allo schermo, afferra la liberazione in questo momento. Oh Padre, nel nome potente di Gesù Cristo, tu vieni, Signore, a legare l'uomo forte affinché le fortezze cadano nel nome potente di Gesù Cristo, e il nome di Gesù sia innalzato al di sopra di ogni nome. Padre, io ti prego nel nome di Gesù che in questo momento ci siano compungimenti di peccato. Solo lo Spirito Santo può compungere di peccato, di giudizio. Solo lo Spirito Santo può portare ravvedimento. Quindi ti prego, Spirito Santo, tocca i cuori, tocca le menti, tocca le vite, affinché tutti coloro che hanno compromessi con il peccato possano pentirsi, possano piegarsi in questo momento d'invito a metterti in ginocchio davanti alla televisione, davanti al monitor, dovunque tu sei in questo momento, e dire: Signore, fa cadere su di me un manto di pentimento, io ti chiedo perdono perché non sono pentito del peccato che ho commesso. Fa, Signore, che un manto di pentimento possa cadere sulle vite di tutti coloro che, Signore, sono legati, Padre, affinché possano essere slegati con la potenza della croce di Gesù Cristo e lavati con il sangue di Gesù, e il nome di Gesù possa essere innalzato al di sopra di ogni nome in questo momento.
Padre, grazie. Io ti ringrazio, Signore, perché tu ci hai dato delle chiavi soprannaturali per vedere la tua gloria. E queste chiavi sono l'ubbidienza, Signore, il pentimento, Signore, e la grazia di Gesù Cristo. Padre, continua a benedire ancora con il pastore Anania che verrà dopo, Signore, affinché questo messaggio che lo Spirito Santo ha camminato su tutti i ministri possa andare ad effetto. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Emanuele, grazie. Ed ora abbiamo il fratello Anania, però subito dopo, prima della preghiera, che preghiamo tutti quanti, vogliamo pregare pochi minuti nello Spirito, perché il Signore vuole battezzare nello Spirito Santo coloro che sono a casa. Alleluia. Amen. Noi riceviamo queste belle notizie che il Signore sta battezzando nello Spirito Santo, perché lo fa Lui, non lo dobbiamo fare noi. E l'impartizione, non possiamo imporre le mani, ma imporriamo, l'impartizione viene attraverso la parola, perché c'è l'impartizione attraverso l'imposizione delle mani e c'è l'impartizione attraverso la parola che si riversa sui cuori che desiderano essere battezzati nello Spirito Santo. Dopo che il fratello Anania ha finito e prega, perché è buono che chiude con la sua preghiera insieme con noi, dopo restiamo pochi minuti e preghiamo tutti insieme. E che il Signore stasera Amen. Ti possa battezzare nello Spirito Santo dove sei, possa portare guarigione, liberazione, ristorazione e ristrutturazione, come abbiamo detto. Lo Spirito Santo fa questo e di più. Amen. Amen. Fratello Anania, vai avanti tranquillo, Dio ti benedica. Amen, alleluia. Mi sentite? Gloria a Dio. Sì. Benedizione a tutti i ministri che mi hanno preceduto, benedizione a voi, pastore patrone. Gloria a Dio, sono stato veramente riempito questa sera e sicuramente lo Spirito Santo concluderà il messaggio molto chiaramente. Ci sarà una grande benedizione questa sera per tutti quelli che ascolteranno. Questa serata si chiuderà in una maniera soprannaturale, perché ho sentito già la presenza dello Spirito Santo che si sta muovendo nei cuori. Amen. Gloria a Dio per questo. Gloria a Dio. Molto quello che fa lo Spirito Santo noi non possiamo mai immaginare. Gloria a Dio. Lui prepara i messaggi, lui prepara i cuori, lui prepara ogni cosa, lui prepara il tempo. Noi dobbiamo solo servirlo, solo stare alla sua sottomissione. Grazie Spirito Santo per ogni parola rilasciata da ogni ministro che possa dare ad effetto nei cuori delle persone. Io lo dichiaro nel nome potente di Cristo Gesù. Amen. Amen. Questa sera il mio messaggio è un messaggio che ho già condiviso con il mio gruppo di preghiera. È un messaggio che parla del senso di colpa. Come dobbiamo liberarci dal senso di colpa? E perché dobbiamo liberarci da questo senso di colpa? Cosa crea un senso di colpa, soprattutto nella vita dei cristiani? La prima cosa dobbiamo comprendere dove nasce il senso di colpa, dove dimora, la cosa importante, dove dimora il senso di colpa e cosa può provocare. Ma prima di parlare del senso di colpa, io già dichiaro questa sera che tu che stai ascoltando, nel nome di Gesù Cristo, ci sarà una liberazione dal senso di colpa dalla tua vita. Il senso di colpa ti distruggerà. Se non hai la rivelazione della grazia, se non hai la rivelazione del potere che ha il senso di colpa. Noi non dobbiamo avere solo la rivelazione del regno di Dio, ma abbiamo bisogno anche della rivelazione di cosa possono fare le armi del nemico. E il senso di colpa è un'arma potente, è un'arma potente. Porta a fallimento,
distrugge le chiamate sui discepoli, distrugge quei cuori nati di nuovo, perché il senso di colpa attira una condanna. È una persona che vive con un senso di colpa, vive sotto un gioco di accusa, di condanna. Ma prima di parlare di questo senso di colpa, di come possiamo liberarci, perché ci sono tante persone, come ho detto prima, tanti cuori nati di nuovo che vivono con questo senso di colpa e quindi non si sono sviluppati nella loro chiamata, non si sono sviluppati nel loro servire il Signore, servire il corpo di Cristo, offrire un sacrificio, con il proprio corpo, presentandosi al servizio, alla chiamata. Questo non è successo. Quindi, quello che vedono le persone che sono condotte, posso dire così, condotte da un senso di colpa, l'unica cosa è il fallimento. Ma cosa c'è bisogno prima di comprendere? C'è bisogno, come si parlava prima, c'è bisogno di capire la potenza della grazia. Come ci è stata rilasciata la grazia? La grazia ci viene rilasciata attraverso un mezzo, cioè un sacrificio di Cristo Gesù. Comprendiamo? La grazia ci viene rilasciata attraverso un mezzo, cioè il sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. Quindi, noi che ci identifichiamo in Cristo, non solo nel battesimo, non solo in tante cose che vogliamo assomigliare a Cristo, noi ci dobbiamo identificare come Gesù si è, anche lui si è battezzato e noi ci battezziamo come Cristo si è battezzato, anche noi ci dobbiamo identificare nei sacrifici, perché la parola di Dio ci insegna: offrite il vostro corpo come sacrificio vivente. Questo cosa significa? Che più sono alti i nostri sacrifici nella presenza di Dio, nella lettura, nella preghiera, nell'adorazione, nell'intercessione, stare in comunione con la propria famiglia spirituale, sono sacrifici che noi stiamo offrendo il nostro corpo alla presenza di Dio, più cresce il livello della grazia, anzi, precisamente, più cresce il favore della grazia verso di noi. Amen. È importante. Quindi, chi rifiuta offrire sacrifici non ha il favore della grazia, o per di più, la maggiore rivelazione del livello della grazia. Ok? Gloria a Dio. Ma andiamo al centro del messaggio, che questa sera è questo: liberiamoci dal senso di colpa. Ognuno di noi ha questa problematica. Sono tante persone che vivono con questa problematica. 20 anni di cammino, 20 anni di fede, 15 anni, 10 anni, ma vivono ancora con questo senso di colpa della vecchia vita adamica. Cosa produce? Da dove nasce il senso di colpa? Non sto qui ad elencare da dove nasce, ma il senso di colpa può nascere da un peccato, può nascere dai nostri errori. Magari non abbiamo saputo gestire un'attività, quindi abbiamo rischiato il fallimento, l'insuccesso. Quindi questo cosa fa? Apre un senso di colpa nella nostra vita. E dove dimora? Dimora perfettamente dentro di noi. E il suo compito è di distruggerti. Il compito di un senso di colpa è distruggere la tua vita, la tua chiamata. Prima o poi ci riuscirà. Ma io questa sera ti darò la chiave. Lo Spirito Santo, come ha dato a me la chiave, può dare attraverso la parola, ci darà la chiave come liberarci nel nome potente di Cristo Gesù da questo senso di colpa, affinché tu possa fluire nella chiamata, possa fluire nell'unzione, possa fluire nel servire il corpo di Cristo, nel servire il Cristo Re. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Abbiamo compreso che il senso di colpa vive dentro di noi. Ma come?
possiamo comprendere che viviamo nel senso di colpa. Ogni giorno ci accusiamo, ogni giorno ci diamo delle colpe, ogni giorno dichiariamo che abbiamo fatto delle cose sbagliate, anche sui nostri figli. Molte volte abbiamo sbagliato sui nostri figli, non abbiamo gestito per bene questa situazione e ci portiamo questo senso di colpa avanti. Ma non è così, perché cosa crea un senso di colpa? Ti allontana dalla presenza di Dio, ti allontana dall'amore di Dio e ogni giorno ci rattrista. Ci sono anche dei sensi di colpa, magari ci sono persone che non hanno perdonato dei familiari che ormai non ci sono più. Ci sono persone che hanno dei familiari che oggi sono stati già promossi in gloria, sono ritornati alla casa del padre e hanno avuto il tempo o il coraggio di riconciliarsi, di chiedere il perdono. Quindi vivono sotto questa condanna e questa sera tu sarai liberato nel nome di Gesù Cristo. Dobbiamo leggere Proverbi 4:23. Guardiamo cosa è scritto in Proverbi 4:23. È scritto: custodisci il tuo cuore con ogni cura. È molto importante perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Alleluia! Le sorgenti della vita sgorgano dal nostro cuore. Quindi è molto importante avere cura del nostro cuore, perché la parola di Dio ci insegna che sgorgano le sorgenti della vita. Noi sappiamo che l'unica sorgente è Cristo Gesù, ma anche Gesù dice che da noi sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi, similmente a questa lettura. E cosa sono le sorgenti di vita? Come prima il pastore già aveva dichiarato, sono fiumi di guarigione, fiumi di liberazione, un fiume di adorazione, un fiume di preghiera, un fiume di intercessione. Sono tutti doni che si trasformano in sorgenti, in fiumi di acqua viva, che dove arrivano dissetano le anime. Quindi è molto importante custodire il nostro cuore, ok? Su questo abbiamo compreso. Quindi quello che c'è nel nostro cuore, così è la nostra vita nell'esteriore. Se viviamo con un senso di colpa, se viviamo sotto un'accusa, anche se siamo nati di nuovo, anche se siamo nati di nuovo, viviamo con un cuore turbato, noi non realizzeremo mai la nuova nascita, non realizzeremo mai, mai e poi mai il successo spirituale. Gloria a Dio, ma possiamo comprendere ancora in Ezechiele 36, 26. Gloria a Dio. Guardate come dice Ezechiele 36, 26. Vi sto dando solo dei versetti, dopo pregheremo a me per rompere, per distruggere ogni senso di colpa dalla tua vita. Ezechiele 36, 26. Vi darò un cuore nuovo. E metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Amen. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Alleluia. Perché un cuore di pietra? Un cuore di pietra non sa stare all'ubbidienza, vive in ribellione. Un cuore di pietra non sa ascoltare la voce di Dio, ma un cuore di carne è sensibile. Cammina nell'ubbidienza e sa ascoltare, sa ricevere la rivelazione della grazia e dell'amore di Gesù Cristo e quindi sa gestire alcuni principi del regno. Quindi il senso di colpa è un'arma diabolica. Ascolta, ci sono troppe persone, non tante, troppe persone che dopo anni di cammino vivono ancora sotto questa condanna, perché non hanno ancora ricevuto la rivelazione che l'accusatore è stato distrutto. In Apocalisse parla chiaro. L'Apocalisse, quando viene letta in un modo approfondito con la rivelazione,
ti aprirà un nuovo livello di conoscenza. Alleluia, è importante. La maggior parte fa conoscere il vero Cristo. Amen, il vero Cristo. Forse noi conosciamo Gesù in parte, ma nell'Apocalisse ci viene rivelato la vera potenza, chi è veramente il vero Cristo e il potenziale che lui può darci. In Giovanni 3:21, gloria a Dio, Giovanni 3:21, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. Ascolta, in 1 Giovanni 3:21 dice: carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. Cosa significa? Che se tu hai un cuore che ti condanna, hai un cuore che vive ancora con un senso di colpa, non puoi assolutamente avere fiducia in Dio. Non puoi assolutamente. Ti faccio un esempio. Davanti a te c'è una persona che ti può risolvere un problema, ok? E tu hai un torto con questa persona. Come fai tu ad avvicinarti a questa persona? Se con questa persona tu hai sbagliato, ma quella persona può risolvere il tuo problema. Quindi tu non lo farai mai, tu non ti accosterai mai a quella persona, perché in te c'è un senso di colpa, perché hai sbagliato. Quindi tu non ti accosterai mai alla presenza di Dio se prima non sei libero, se non sei libera dal senso di colpa. Questo cosa accade? Accade questo processo accade nel momento che si riceve Gesù Cristo come unico e personale Salvatore. Questo accade. Cosa accade? Che Dio ci dà un cuore nuovo, uno spirito nuovo, che dopo andremo a leggere, ma nel momento che noi non sappiamo prendere le forze, non sappiamo fare le giuste decisioni, oppure forse qualche volta non abbiamo avuto persone a nostro fianco, non ci siamo circondati di persone che ci hanno dato una guida spirituale, non ci hanno insegnato come combattere, perché c'è bisogno di istruzioni, c'è bisogno di insegnamento. Oggi va di moda il fai da te, ma non è così. Non è così. Ci sono dei ministri che Dio ha stabilito proprio per la Chiesa. E la cosa più importante è la sottomissione. E quando tu vivi in sottomissione, significa che hai ricevuto un cuore di carne, hai ricevuto un cuore di carne e uno spirito nuovo. Gloria a Dio. E guarda cosa dice nel 22: e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Ma se il nostro cuore non ci condanna, possiamo ricevere qualsiasi cosa che noi chiediamo. Ma se il tuo cuore ti condanna, stai vivendo ancora nel senso di colpa da 20 anni, da 10 anni, non so da quanto sei entrato a far parte nella famiglia cristiana, io non lo so, ma sicuramente ti stai trascinando dietro ancora quel senso di colpa del peccato che tu hai commesso nella tua vita. Non sto qui ad elencare i peccati, che hai commesso degli errori, e queste armi hanno fatto sì di fermare il tuo cammino, di fermare il tuo proposito. Quindi è un'arma diabolica che tu questa sera devi comprendere bene, ok? Guarda ancora come dice in Giovanni 3:21, l'abbiamo già letto, però guarda cosa dice: perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Amen. Guarda, osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Chi può osservare i suoi comandamenti? Chi può osservare?
Ascolta, i comandamenti non sono quelli che Dio ha dato a Mosè. Ancora oggi lo Spirito Santo dà comandamenti. Se tu vivi in sottomissione alla parola di Dio, allo Spirito Santo, ogni giorno c'è un comandamento nuovo. Ogni giorno lo Spirito Santo ti invia, ti parla. Quindi se sei sottomesso e hai un cuore libero, pronto per servirlo, ma purtroppo questo non avviene perché il senso di colpa ti sta distruggendo. Il senso di colpa ti porterà alla morte. Quindi io ti esorto questa sera a dichiarare una parola potente sulla tua vita stessa, a liberarti da questo senso di colpa. Se tu non hai avuto successo fino adesso, perché il senso di colpa ti ha condannata, ti ha condannato e tu vivi sotto accusa del demonio, vivi sotto accusa. Per questo tu non trovi più pace, per questo tu non trovi più quella vera pace. Alleluia. Ma cosa dobbiamo dichiarare? Qualcuno può dire, ma come possiamo liberarci da questo senso di colpa? Il senso di colpa viene liberato nel momento che tu hai la rivelazione della croce, hai la rivelazione della grazia e offri il tuo corpo come sacrificio vivente alla presenza dello Spirito Santo e ti impegni a servirlo e riconosci profeticamente, faccio una parentesi, non per sentito dire, profeticamente, per rivelazione, chi è il Cristo? Chi è il Cristo? Per questo ti invito a leggere l'Apocalisse, è lì che tu riconosci il vero Cristo. Tu puoi liberarti dal senso di colpa dichiarando la parola di Dio, dichiarando il Salmo 32, il Salmo 32,5. Non ci vuole troppa parola, non ci vuole troppa preghiera per liberarti dal senso di colpa. Questa sera, in accordo con la parola di Dio, tu sei libera nel nome di Gesù Cristo. Basta dichiarare la parola davanti, ecco come Davide dichiarò: davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Basta. Dichiara questa parola per fede. Ascolta, c'è una grande differenza tra il lamentarsi e il pentimento. Molte volte noi facciamo confusione. Il pentimento e il ravvedimento fa parte dello spirito. Il lamentarsi fa parte della carne. Quindi non entrare nella presenza di Dio lamentandosi, accusandoti. Ogni giorno ti accusi dei peccati, ti accusi degli errori che hai fatto. Basta, basta. In Cristo sei una nuova creatura. Hai ricevuto un cuore nuovo, hai ricevuto uno spirito nuovo. Dichiara la parola di Dio su di te, dichiara il favore della grazia e inizia a servire. Inizia a servire l'Eterno. Amen. Non ti accusare. Quando tu accusi te stesso, entri in un ambiente di vittimismo. Non fare la vittima. Non fare la vittima davanti all'Eterno. Ma rialzati, rialzati, rialzati nel nome di Gesù Cristo. Rialzati. Questa sera tu ti rialzerai perché il senso di colpa ti lasci nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. In Romani 8:1. Romani 8:1. Ora dunque, non vi alcuna condanna. Alleluia. Perché continui con questo senso di colpa? Non hai le forze? Stasera pregheremo. Non hai la rivelazione? Chiediamo conoscenza. Pregheremo che tu possa avere una conoscenza attraverso la rivelazione della grazia. Or dunque non vi alcuna condanna per coloro che sono dove? In Cristo Gesù, dove sei? Qual è la tua posizione? In Cristo Gesù è un luogo, è una posizione, è un nuovo livello di unzione. In Cristo, per coloro che sono in Cristo, dove sei? Sei una nuova creatura, sei in Cristo Gesù,
le condanne sono sparite nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Dichiara questa parola nel nome di Gesù. Fai tu questa parola, è tua la parola, è tua. Or dunque io sono in Cristo, sono una nuova creatura, non c'è nessuna condanna sulla mia vita, amè, perché io sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quando tu ti sottometti allo Spirito Santo e lascia che lo Spirito Santo fluisce attraverso di te, tu sei libero, tu sei libera da ogni senso di colpa, sei libero, tutto quello che ti imprigiona, alleluia, tutto quello che ti imprigiona stasera, stasera ti lascia, ti lascia, ti lascia, perché io nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo dichiaro questa parola sulla tua vita. Perché? Perché in Apocalisse è scritto: poiché è stato gettato giù l'accusatore dei fratelli, è stato gettato giù, è in Apocalisse che ci viene illuminata questa potente, alleluia, questa potente parola, è in Apocalisse, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al trono di Dio, giorno e notte, giorno e notte. Tu sei stata accusata dal tuo senso di colpa. Dopo 15 anni, dopo 20 anni, non hai portato a compimento nulla, perché sei stata condannata, sei stato condannato dal senso di colpa, del peccato, degli errori, dalla mancanza di perdono. E ora sei caduto in una trappola del nemico. Questa sera tu ricevi libertà, ricevi liberazione dal senso di colpa nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Signore, vogliamo pregare in accordo con tutti i ministri? Padre, noi ci accordiamo questa sera affinché ogni persona questa sera che è dominata da questo potente spirito di vittimismo che è dominata dal senso di colpa, Padre, noi attraverso la parola dichiariamo liberazione in ogni cuore, in ogni cuore, in ogni anima. Questa sera e nel nome sovrano e nel nome di Gesù Cristo, tu ricevi liberazione dal senso di colpa. Ricevi in questo momento, sì, proprio in questo momento, ricevi la tua liberazione. È un diritto, è un diritto, è un diritto, è un diritto, dichiaralo. La liberazione mi appartiene, è un diritto e io sono libera dal senso di colpa. Io non vivo più sotto il giogo del nemico. L'accusatore è stato buttato giù. Ora io sono libero, sono libero. Grazie al favore della grazia, grazie alla croce, grazie al potere del sangue di Gesù Cristo. La mia mente è libera. La mia mente è libera, la mia mente è libera dal senso di colpa. Io sono libero, io sono libera. Io fluirò nell'unzione, io fluirò nella chiamata. La chiamata ora si attiverà di nuovo. Io servirò l'Eterno, io servirò il corpo di Cristo, io servirò la famiglia nella fede. Questa sera dichiaro, oh alleluia, non c'è nessuna condanna per tutti coloro che sono in Cristo Gesù. Se sei in Cristo Gesù, il nemico non può accusarti. Oh, questa sera una sola cosa devi chiedere, che il livello di santità possa crescere, possa traboccare nella tua vita, nel nome di Gesù Cristo, il Re dei Re. Amen, amen. Alleluia. Benedizioni, pastori. Lodiamo il Signore.
nella lingua dello Spirito. Preghiamo il Signore nello Spirito. Alleluia. Alleluia. Preparati a ricevere questo nuovo livello di visione. Ora mascandara batere vere scere vere vere. Io spanderò il mio spirito di grazia. Ora mascere vere vere vere. Ora predisponi il tuo cuore. Apri il tuo cuore. Ora mascere ravanda sandara mascia. Vedere piazza ravanda mascia. Ora predisponi il tuo cuore. C'è un nuovo livello. C'è un nuovo livello di chiamata. C'è un nuovo livello di preghiera. C'è un nuovo livello di intercessione. Attiva, sì, Spirito Santo. Attiva questi livelli. Nuovi livelli. Ho detto che un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Edifica il tuo spirito, parla in lingua, Dai voce allo Spirito Santo mentre siamo nella sua presenza, egli ti vuole fare assaporare. Rilassati dove sei, permetti allo Spirito Santo di penetrare nella tua vita e di riempire, di prendersi la tua voce. Da voce allo Spirito Santo, anche con un senso di intonazione. Parola sottovoce che comincia a esprimere verso lo Spirito Santo, dicendogli di formare quel linguaggio suo che possa influenzare la tua mente, il tuo cuore, il tuo essere, possa riempirti e farti traboccare questa sera mentre siamo nella sua presenza. Alleluia, gloria al Signore, alleluia, gloria sia resa a te, Signore. Voglio chiedere ai fratelli uno dopo l'altro, partiamo da Gabriele, poi Emanuele e poi Anania, preghiamo uno dopo l'altro, presentando, tenendo presente di tutti quelli che hanno dei bisogni, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo che ci dia quelle parole che sono vive e che vanno a toccare i bisogni di chi aspetta con fede una risposta dal Signore questa sera. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Amen. Sì, Gesù. Signore, tu ci inviti a presentarci davanti al tuo trono in qualsiasi momento. Signore, lo ripeto quasi in ogni incontro o telefonata, Signore, e in questo momento, esattamente come il fratello che mi ha preceduto, Signore, questa condanna, questa oppressione, questa malattia, questa depressione, questa maledizione, questo occhio male, questo malocchio, noi prendiamo tutto perché e lo mettiamo ai piedi della tua croce, perché lì c'è il soccorso opportuno, Signore, lì croce, sepoltura, risurrezione,
cioè tutto quello che condanna l'umanità, e tu hai preso e hai strappato di tutto quell'invisibile, ne hai fatto un pubblico spettacolo. Signore, le mie sorelle, i miei fratelli, i miei amici che in questo momento hanno chiesto preghiere per situazioni esterne a loro o in loro, io reclamo il sangue di Gesù. Non abbiamo altra potenza, non abbiamo altro mezzo, non abbiamo chiacchiere, non abbiamo parole, non abbiamo sterili dibattiti, abbiamo la tua presenza. Signore, tu hai detto che hai tanto amato il mondo, e in questo mondo così a pezzi, così derelitto, solo il tuo amore può fare tutta la differenza. E io prendo autorità nel tuo nome, perché tu hai dato autorità, anzi, dalla Genesi tu hai dato il dominio all'uomo, che è fatta la tua immagine e somiglianza. E noi, in te, come ci ha ricordato il nostro fratello Anania, in te siamo in una dimensione che ci autorizza ad avere tutto sotto i nostri piedi. Se siamo in te, tutto è stato posto sotto i tuoi piedi, e per fede e con la certezza tutto è stato messo sotto i piedi. Signore, tu sei i cuori in tutto il mondo, tu sei le persone che stanno ascoltando in tutto il mondo, ma tu sei la risposta gloriosa per chiunque è in questo mondo. Grazie per questa serata, grazie per quello che ho ascoltato personalmente, grazie per la tua presenza, e ogni cosa nel nome di Gesù, nostro Dio, benedetto in eterno. Amen. Oh, in accordo, padre, alle preghiere, ci appelliamo al tribunale del cielo, Signore, rendendo illegale, padre, tutto quello che si oppone contro coloro che sono in Cristo, Signore. Amen. E per tutti quelli che questa sera stanno entrando, eterno, in questo processo, Signore, di figliolanza, padre, di Amen. Paternità, noi dichiariamo sì. sia la copertura del sangue di Gesù Cristo e sia la croce la vittoria. Padre, nel nome di Gesù ti ringrazio, Signore, che ancora questa sera cuori si sono arresi davanti al trono della tua grazia, ancora lo Spirito Santo ha toccato vite, ancora si sono rotti i legami del peccato e della maledizione, Signore, perché la croce di Gesù Cristo ha vinto su ogni cosa. E come abbiamo ascoltato, non c'è condanna. Quindi, Padre, nel nome di Gesù Cristo, ancora in questo momento, io ti voglio ringraziare per tutti coloro che ascolteranno, Signore, in seguito il messaggio, che accetteranno Gesù Cristo, che romperanno i legami, Padre, nel nome di Gesù, che si pentiranno davanti al peccato e che romperanno il diritto legale di Satana di dominare sulle loro vite, Padre. Lui ha perso, Cristo ha vinto, e noi siamo Amen. Più che vincitori in Amen. Gesù Cristo. Amen. 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 Alleluia. Oh, ti invito a pregare, ti invito a chiudere i tuoi occhi, alza le tue mani, e questa sera fare una confessione di fede, una preghiera Amen. Di fede, di conoscenza. Signore, prega insieme a me, dai, prega insieme, tu che sei in ascolto, prega insieme a me, io ti aiuto a pregare, preghiamo insieme, ok? Affinché tu possa ricevere una nuova rivelazione della grazia. Padre, io sono qui in questo momento nella tua presenza. Sì, oh, signore. Riconosco che io un tempo ero peccatore, ma questa sera, attraverso questa parola, io ricevo la tua grazia, ricevo il favore della grazia, e dichiaro nella mia vita, in questo momento, che ogni senso di colpa ha già lasciato la mia mente, ha già Amen, lasciato bello. Il mio cuore, ha già sì, lasciato sì. ogni area della mia vita. Sì. Io lo dichiaro nel nome potente di Cristo Gesù. Padre, io ti chiedo che da questa sera, oh Padre, da questa sera io mi impegnerò a studiare approfonditamente la parola di Dio. Padre, io ti chiedo che questa sera, in ogni area della mia vita, oh Padre, io ti darò il libero accesso,
entra in ogni area della mia vita, che il tuo Santo Spirito possa prendere il pieno controllo. Padre, da questa sera, io sono qui in accordo a questa preghiera, io sono completamente libero e dichiaro che in Cristo l'accusatore non ha più giudizio su di me, l'accusatore non ha più giudizio sulla mia vita, perché dal momento che ti ho ricevuto come personale salvatore, Padre, io ho ricevuto il riscatto, Padre, e grazie della redenzione, quindi l'accusatore questa sera ha vinto la sua battaglia, ha vinto, non ha vinto, gloria a Dio, lui ancora vuole entrare nella mia mente e dire che lui ha vinto, ma tu questa sera combatti questo pensiero di sconfitta, alleluia, lui ha perso, lui è un perdente, dichiaralo, lui è un perdente, quindi ogni arma che lui userà verso di te, dichiaralo, ogni arma che il nemico userà verso di me, gloria, per fermare il proposito di Dio, per fermare la chiamata, questa sera, nel nome potente di Cristo Gesù, è distrutta, Io applico il potere del sangue di Gesù sulla mia vita, sulla mia mente, sulla mia chiamata, sul mio servire. Io applico il sangue di Gesù Cristo e in Cristo sono più che vincitore. Ora, in questo momento, ricevo la rivelazione che in Cristo sono più che vincitore. Oh, e non c'è nessuna condanna che può accusarmi, io sono libero dal senso di colpa, perché questa sera io rilascio il perdono, questa sera, Padre, io ti chiedo perdono per tutte quelle volte che ho offeso, per tutte quelle volte che sono stato mancante, Padre, ancora per gli errori commessi che ancora mi tormentano. Oh, Padre, io affido a te ogni errore, Padre, tu te ne prenderai cura, tu trasformerai ogni lutto in danza, tu trasformerai ogni lutto in danza. Padre, io questa sera chiedo il favore della grazia, il favore della grazia verso di me, la tua misericordia, grazia mi giunge nel nome di Gesù Cristo, il Re dei Re. Amen, amen. 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 Alleluia, lode e gloria a te, Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare per quello che tu hai fatto e continui a fare ancora in questa sera, in tutto il mondo dove arriva la tua parola. Spirito Santo di Dio, spandi la tua grazia in lungo e in largo e che la tua benedizione e la penetrazione della tua presenza porti liberazione completa in ogni cuore che tu hai parlato questa sera. Nel nome di Gesù Cristo, benedici il tuo popolo, alimenta ciò che è tuo in ogni cuore. Insieme ti ringraziamo, ti benediciamo, Padre Dio, per Gesù Cristo e per lo Spirito Santo che soffia in lungo e in largo e porta segno ogni risposta che proviene dal trono della grazia di Dio per adempiere il piano della tua volontà nei tuoi figli. Ti ringraziamo tutti insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Fratelli cari, Dio vi benedica, grazie della vostra partecipazione. Tu che sei a casa, dovunque ti trovi, Dio ti benedica abbondantemente, persevera nel cercare il Signore, nutriti della sua parola, prega il Signore e cerca Dio e non temere di niente e di nessuno. Alleluia. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme continueremo a condividere la sua parola. Preghiamo insieme e cerchiamo Dio. Gesù sta per ritornare e noi vogliamo essere pronti. Pace, Dio ti benedica dovunque ti trovi. Non dico buonanotte perché in altre parti che ci seguono è facile che buongiorno o buon pomeriggio, dovunque ti trovi, Dio ti benedica in questo giorno e sempre.
pace. Amen.